Ciao e benvenuto. Oggi ti spiego la legge dello specchio e ti spiego come ci riflette altra persona quando ci irrita. Inoltre ti parlerò del principio di beneficio. Un tuo like mi farà capire che argomento ti interessa e quindi io continuerò ad approfondire il tema. Quindi, la legge dello specchio parla in modo chiaro. Ciò che vedi negli altri è il tuo riflesso. La realtà esterna rispecchia perfettamente noi stessi. Ciò che è fuori di noi lo è anche dentro di noi. E questo significa che dentro di noi, in qualche modo, ci sono queste abilità che ci irritano in altre persone, le qualità che non ci piacciono e che altre persone semplicemente riflettono le nostre mancanze. Altre persone semplicemente ci fanno da specchio. Secondo la legge dello specchio, la realtà riflette le nostre convinzioni, riflette le nostre varie qualità, riflette le nostre caratteristiche, il nostro passato, le nostre esperienze negative e positive. Nelle reality transurfing si parla del principio del beneficio, cioè bisogna trovare beneficio in qualsiasi situazione, soprattutto nelle situazioni che valutiamo come negative per noi. Quindi, qualunque situazione irritante può essere volta al tuo favore, oppure questa occasione andrà sprecata. Noi possiamo imparare a crescere grazie a questa situazione, oppure perdiamo questa preziosa occasione. Se non impariamo ciò che ci viene insegnato, allora molto presto incontreremo la stessa situazione o una situazione simile. Quindi la lezione ci sarà ripetuta per un numero infinito di volte e noi sperimentiamo le stesse medesime emozioni. Quando a volte si tratta di una semplice irritazione, qualche fastidio, qualche disagio, invece a volte si tratta di un odio vero e proprio. Quindi, come ci riflette altra persona quando ci irrita? Ad esempio, tu vedi in queste persone qualche caratteristica che possiedi anche tu. Tu rifiuti di vedere questa qualità in te stesso e quindi rifiuti di vederla anche in un'altra persona. Se la persona ti maltratta, è il modo come tu stesso ti relazioni con te. A volte la persona ti irrita perché ti ricorda un tuo problema al quale sei attaccato da molto tempo, oppure un problema che tu rifiuti di vedere nella tua vita. Spesso la persona in questione non ti permette di distorcere la verità, come spesso fai, oppure non si presta a fare il tuo gioco, non sostiene le tue illusioni, non vuole ignorare come fai tu ciò che è ovvio. È molto importante comprendere questo meccanismo dello specchio, soprattutto se vogliamo raggiungere equilibrio interiore, se vogliamo smettere di lottare con tutti e tutto. Altrimenti continueremo semplicemente a odiare e allontanare coloro che ci mettono a disagio. Allontaniamo coloro che ci fanno vedere i nostri punti negativi, le nostre mancanze. Se conosci i tuoi punti deboli, questi giocano al tuo vantaggio. Se non li conosci, ti creano problemi. Se riusciamo a tenere a mente il concetto dello specchio, ecco che evitiamo a giudicare il prossimo, saremo più sereni. E ogni incontro con qualche persona che ci mette a disagio, per noi sarà un'opportunità per la nostra crescita personale, un'occasione a diventare migliori, un'occasione per arricchirsi interiormente.
Sotto questo video troverai altro materiale utile. Io ti auguro il meglio.